COMODI è l'acronimo di Contributo alla mortalità delle disuguaglianze. È uno strumento utile a comprendere il fenomeno delle disuguaglianze sociali nei comportamenti messi in atto dalla popolazione residente nelle regioni italiane, con l'obiettivo di capire quali fattori di rischio hanno un peso maggiore sulla mortalità e quali di essi sono più influenzati dalle differenze socio-economiche presenti nella popolazione. In altri termini, COMODI ci aiuta a rispondere a questa domanda. Su quali fattori di rischio converrebbe lavorare per ottenere il maggiore effetto di riduzione della mortalità dovuta alle disuguaglianze? Lo strumento può essere utile nelle prime fasi di un percorso di Health Equity Audit, con particolare riferimento all'analisi del contesto, alla costruzione di un profilo di equità e alla individuazione delle priorità di intervento. COMODI richiede di ragionare in modo controfattuale. Questo vuol dire che per capire l'impatto reale delle disuguaglianze sociali bisogna provare a capire cosa succederebbe se le disuguaglianze non esistessero, e cioè se tutti fossero esposti al fattore di rischio preso in considerazione come i soggetti socialmente meno svantaggiati, di quanto si modificherebbe la mortalità? In questo strumento le disuguaglianze sociali vengono stimate attraverso il proxy del livello di istruzione, dove i soggetti con il livello più alto sono considerati i meno svantaggiati. La sezione Cos'è COMODI ci ricorda che lo strumento prevede 4 passaggi obbligatori. Occorre selezionare la o le regioni di interesse, uno o più fattori di rischio di tipo comportamentale, il genere e le fasce d'età. La sezione Fattori di rischio presenta i 5 fattori di rischio utilizzati con una loro breve descrizione e con una definizione operativa. Aprendo la pagina Indicatori, vengono illustrati i 3 indicatori che lo strumento propone: il beneficio percentuale, l'impatto percentuale e l'impatto assoluto. E per ciascuno di questi la coppia di valori rappresentati. In ascissa abbiamo sempre i valori riferiti alla popolazione e in ordinata quelli riferiti all'effetto delle disuguaglianze. In sintesi possiamo dire che il beneficio percentuale consente di stimare la riduzione di mortalità che si potrebbe ottenere dall'eliminazione di una determinata esposizione ad un fattore di rischio. L'impatto percentuale mette in relazione il numero di morti su 100.000 abitanti a causa dell'esposizione ad un fattore di rischio con il numero di soggetti morti, sempre su 100.000 abitanti, che si eviterebbero se si eliminassero le disuguaglianze sociali. E infine l'impatto assoluto, che indica il numero assoluto di soggetti esposti ad un fattore di rischio che si eviterebbero se si eliminassero le disuguaglianze sociali. Ma vediamo un primo esempio pratico di consultazione di COMODI. Poniamoci una domanda specifica. Su quali fattori di rischio converrebbe lavorare in Lazio per ottenere il maggiore effetto di riduzione della mortalità dovuta alle disuguaglianze? Facciamo di seguito tutte le selezioni opportune. Quindi, selezioniamo la regione Lazio, selezioniamo i 5 fattori di rischio, totale uomini e donne e tutte le fasce d'età. Vengono restituite sempre 3 tabelle, una per ogni indicatore: beneficio percentuale, impatto percentuale, impatto assoluto. Entriamo un po' più nel merito dei risultati. Sull'asse delle X viene riportato, per ciò che riguarda l'indicatore beneficio percentuale, il rischio attribuibile, cioè il rischio di mortalità attribuibile all'esposizione al fattore di rischio espresso in valore percentuale. Ad esempio, in Lazio, il 14,3% della mortalità è spiegato dalla mancanza di attività fisica. Sull'asse delle Y, il valore della frazione attribuibile alle disuguaglianze, espressa in valore percentuale, PAF percentuale, che rappresenta la riduzione percentuale di mortalità dovuta al fattore di rischio che si potrebbe ottenere eliminando le disuguaglianze. Ad esempio, eliminando le disuguaglianze, nell'esposizione al fattore di rischio attività fisica, la mortalità in Lazio si ridurrebbe del 5,2%. In altre parole, le disuguaglianze spiegano circa un terzo della mortalità attribuibile alla scarsa attività fisica. È sempre possibile visualizzare i dati in un grafico, in cui abbiamo qui le selezioni fatte, la possibilità di applicare dei filtri, quindi di eliminare in questo caso uno o più fattori di rischio, e il grafico sottostante, dove vediamo
rappresentati i valori prima citati. Ad esempio, l'attività fisica ha un rischio attribuibile di 14,28 e una TAF di 5,16. Quindi è il fattore di rischio con la più alta frazione attribuibile alle disuguaglianze. Vediamo l'altro indicatore, impatto percentuale. Sull'asse delle X si riporta l'impatto su 100.000, e cioè il numero di morti attribuibili al fattore di rischio su 100.000 abitanti. Ad esempio in Lazio si stimano 58,6 morti su 100.000 abitanti a causa della scarsa attività fisica, mentre sull'asse delle Y si riporta l'impatto su 100.000 DIS, cioè il numero di morti attribuibili al fattore di rischio su 100.000 abitanti che si potrebbero evitare se si annullassero le disuguaglianze sociali. In Lazio, se si eliminassero le disuguaglianze, si stimano 21,2 morti in meno su 100.000 abitanti a causa della sedentarietà o della mancanza di attività fisica. L'impatto assoluto. Sull'asse delle X si riporta il numero morti, cioè il numero assoluto di soggetti deceduti a causa del fattore di rischio selezionato. In Lazio si stimano 2.106 deceduti a causa della scarsa attività fisica. Sull'asse delle Y si riporta il numero morti DIS, cioè il numero assoluto di soggetti deceduti a causa del fattore di rischio selezionato che si eviterebbero se si eliminassero le disuguaglianze sociali, 762. La traduzione più operativa dell'indicazione indossare le lenti dell'equità consiste nel guardare proprio l'asse Y. Se voglio ragionare sul fattore di rischio col maggior impatto in termini di mortalità attribuibile, guardo l'asse delle X. In questo caso dovrei dare priorità a interventi di riduzione degli esposti a fumo. Ma se voglio ragionare in termini di contrasto delle disuguaglianze, devo indossare le lenti dell'equità e guardare l'asse delle Y, e quindi porre maggiore attenzione al fattore di rischio attività fisica. Facciamo adesso un altro esempio. Abbiamo visto l'importanza del fattore di rischio attività fisica in Lazio. Chiediamo ora a Comodi di identificare in quali regioni questo specifico fattore di rischio mostra il contributo più importante alla mortalità dovuto alle disuguaglianze sociali. Facciamo l'esempio dell'attività fisica tra gli uomini. Selezioniamo quindi tutte le regioni. Il fattore di rischio attività fisica. Solo gli uomini. E tutte le fasce d'età. Ricordo che è sempre possibile esportare i dati in Excel. Andiamo a vedere in questo caso uno dei tre indicatori, l'impatto percentuale, che rappresenta l'indicatore migliore per fare dei confronti indipendentemente dalla numerosità della popolazione, perché riporta tutto a 100.000 abitanti. Sull'asse delle X si riporta l'impatto su 100.000, cioè il numero di morti attribuibili al fattore di rischio su 100.000 abitanti. Ad esempio, in Piemonte si stimano 62,3 morti su 100.000 abitanti a causa della scarsa attività fisica. Sull'asse delle Y l'impatto su 100.000 DIS, cioè il numero di morti attribuibili al fattore di rischio su 100.000 abitanti che si potrebbero evitare se si annullassero le disuguaglianze. Sempre in Piemonte e Valle d'Aosta, se si eliminassero le disuguaglianze tra gli esposti al fattore di rischio e scarsa attività fisica, si stimano 24,1 morti in meno su 100.000 abitanti. In questo caso il grafico può esserci d'aiuto perché a colpo d'occhio ci permette di vedere come sia la Sicilia la regione italiana col maggior contributo alla mortalità delle disuguaglianze dovuto alla scarsa attività fisica. Facciamo adesso un altro e l'ultimo esempio. Per una singola regione, ipotizziamo la Sicilia, si potrebbe esplorare il fenomeno andando a vedere in quale specifica fascia d'età tra gli uomini le disuguaglianze incidono maggiormente. Facciamo quindi le selezioni opportune. Concentriamoci sempre sul fattore di rischio attività fisica, uomini, ma coinvolgiamo le quattro fasce d'età specifiche.
E in questo caso io andrei a vedere direttamente l'indicatore impatto assoluto. Ricordo che sull'asse delle X si riporta il numero di morti, cioè il numero assoluto di uomini deceduti in Sicilia a causa della scarsa attività fisica. Esempio, in Sicilia si stimano 793 deceduti nella fascia d'età 65-74 anni a causa della scarsa attività fisica. Sull'asse delle Y si riporta il numero morti di ISL, cioè il numero assoluto di soggetti deceduti a causa del fattore di rischio che si eviterebbero se si eliminassero le disuguaglianze. In questo caso, in Sicilia, si osserverebbero 342 deceduti in meno a causa della scarsa attività fisica. Andiamo a vedere il grafico e anche dal grafico emerge l'opportunità di agire sugli uomini appartenenti alle classi d'età più elevata, sia perché in questa classe d'età si osservano il maggior numero di morti, 793, sia perché è in questa classe d'età che le disuguaglianze hanno il peso maggiore, 342. Tutti i grafici possono essere esportati cliccando su questa icona. In sintesi, dai tre esempi fatti possiamo dedurre che nel Lazio uno dei fattori di rischio sui quali è maggiore il contributo alla mortalità delle disuguaglianze è la scarsa attività fisica. Nel confronto tra regioni, le disuguaglianze più marcate su questo fattore di rischio tra i maschi si osservano in Sicilia. E sempre in Sicilia, osservando gli effetti dell'esposizione al fattore di rischio o scarsa attività fisica, la fascia di età in cui le disuguaglianze hanno il maggiore impatto sulla mortalità è la fascia di età 65-74 anni. E ora provate voi a rispondere ai vostri quesiti di salute e ricordate di indossare sempre le lenti dell'equipaggio.